Purtroppo il Blue Whale è arrivato anche in Italia, infatti pensate che un ragazzino si è ucciso a Livorno gettandosi da un grattacielo di questa bella città della Toscana e l'ha fatta finita. Purtroppo questo Blue Whale, che viene considerato oggi come una vera e propria sfida creata dai russi, io dico che caspita hanno i russi in testa, provoca veramente morte, panico, paura, terrore. Sono 50 prove complessive che si devono svolgere per arrivare poi all'ultima prova conclusiva, che è quella proprio di uccidersi, quella di farla finita. Io credo che in questa storia ci si debba mettere una mano sulla coscienza. Torno a parlarne, già ho fatto un video due ieri che ha ottenuto più di 10.000 visualizzazioni e reputo essenziale che chi per l'appunto ha ideato questa macabra sfida si renda conto che ha fatto veramente un casino. Sono contento che sia arrestato l'ideatore, Philip, così si chiama, in Russia. E devo essere sincero, a me personalmente non verrebbe mai di compiere una sfida del genere di questa Blue Whale. Blue Whale sta proprio come la balenottera azzurra che si arena in spiaggia, così le persone sono costrette a subire, o meglio a compiere, queste 50 prove. L'ultima è quella di uccidersi lanciandosi da un grattacielo e molte compiono questa sfida qua e quindi si uccidono. Io mi rivolgo a chi ha un po' di cervello nella capa, come si dice a Napoli, nella testa, e dico: ma ci fate o ci siete, porco Giuda? Vi rendete conto che la vita è una? Vi rendete conto che non siamo come nei videogiochi in cui abbiamo 3, 4, 5, 10, 15 vite, come in Super Mario Bros., che abbiamo 5, 6 vite, in Ghost and Ghost, un videogioco degli anni 90, che era un videogioco appartenente al Super Nintendo. Non è così la vita. La vita è una sola, noi esseri umani ne abbiamo una sola e giochiamocela finché podiamo, godiamo dei piccoli momenti belli che ci dà. Poi ci sarà tutto il tempo per morire quando Dio ci porterà via da questo pianeta e diventeremo merda secca. Quindi è inutile uccidersi prima. Chi è giovane soprattutto, a 15 anni, questo ragazzino che si è ucciso a Livorno aveva solo 15 anni da come si legge qui su internet. E insomma è ora di veramente mettersi una mano sulla coscienza, essere consapevoli che la vita è una. E soprattutto non uccidersi, perché è inutile uccidersi, non serve a niente. Piuttosto utilizziamo il cervello che abbiamo per utilizzare questo nostro cervello per l'appunto per fare del bene agli altri e soprattutto per aiutarci e per vivere la vita in modo completo, totale e senza problemi di sorta. Quindi condannare il Blue Whale? Assolutamente sì. Già Damiano Erfaina, Damiano Coccia, Alex Erfaina se ne occupa di parlarvi. Io mi associo con lui, ieri ho fatto questo video, ho avuto più di 10.000 visualizzazioni in cui spiegavo il servizio delle Iene fatto da Matteo Viviani su Blue Whale. Io consento a voi tutti di prendervi un'opinione personale, consento anche però a Matteo Viviani di dire e di far sapere a tutti che va condannato chi ha creato il Blue Whale, perché il Blue Whale, ripeto, provoca la morte, la distruzione, il panico e sono 50 prove in cui c'è quella conclusiva, in cui c'è la morte assoluta e totale. Quindi vivere la vita sì, senza uccidersi, e soprattutto basta con il Blue Whale, che rischia di diventare una minaccia a livello mondiale. In Italia, ripeto, un ragazzino di 15 anni a Livorno, città della Toscana, si è ucciso proprio con colpa di questo Blue Whale, si è buttato da un 26esimo piano di un grattacielo della cittadina toscana, l'ha fatta finita, quindi è arrivata anche purtroppo in Italia. Questo mi dà molto fastidio e mi rode letteralmente il culo. Scusate lo sfogo, ma veramente dobbiamo fare in modo che cose come queste non accadano più e soprattutto condannare fermamente il Blue Whale, che rischia di uccidere le persone e di farle appunto diventare merda secca. Grazie, scusate il linguaggio forte, ma quando ci vuole ci vuole. Mi auguro di non avervi turbato con le mie parole, ma le mie parole sono state utili perché condanno fermamente il Blue Whale e chi l'ha inventato. Grazie, un salutone, a presto.